Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Ciao amici, ciao a tutti ragazzi, come state? Bentrovati. Allora, innanzitutto ragazzi, partiamo dal presupposto che oggi sono tutti a Lucca o comunque sono tutti in viaggio per Lucca. Quindi ho deciso di non fare il pub, di fare un passo indietro perché il pub da solo non è che funzioni poi così tanto. E allora io e Panetti abbiamo deciso di fare una roba un po' particolare, cioè abbiamo deciso di fare da host alla mia community per fargli parlare di qualsivoglia argomento. Quindi ragazzi, se trovo la finestra come al solito, perché è tutto confuso su questa mia postazione di merda. Pub d'amico. Ciao Simo. Ela. Come stai? A posto, Deo. Ma perché non riuscivi a loggare? Aspetta. Dai, la gag si parte. Questo è un mio dente. Perché un dente? Sto cadendo a pezzi, brother. Oh, sì, scusami, ma perché hai appena perso un dente? Sto cascando. Non è la droga quella, però. No. Va bene, allora, mod, passate al primo ospite il link di questa chiamata. Sì, ma non siamo in America, cioè non c'è bisogno di nascondere la birra, scusami, Io per questa serata ho preparato anche una piccola inquadratura speciale. Vai, fammi vedere. Questa è l'annuale. No, Simo, non c'è bisogno di far vedere l'inquadratura. Ci stavi stendendo, Dove ti senti, Dove sei ora? Credo che tu abbia appoggiato la telecamera alla parte. Dove sei? Lampo. Oh, dimmi dove sei. No, Simo, per piacere, per piacere. Simo. Come hai fatto a uscire da lì? Dov'è il ragazzo che deve venire? È arrivato. Ciao Nighezzi, dici tutto, dai. Dici tutto, dai, al volo. Di che cosa devi parlare? Allora, io quest'anno ho cominciato a intraprendere un percorso un po' diverso. Ho scoperto una forte passione per la regia, comunque per la cinematografia in generale. E io quest'estate ho girato il mio primo cortometraggio, con materiale estremamente amatoriale, eccetera. E mi terrorizza l'idea del non riuscire a intraprendere il giusto percorso. Simone, dato che di fallimenti, insomma, ne sei perfettamente a conoscenza, qual è il consiglio che vuoi dare a Ninghezzo? Aspetta, ora ti rispondo un attimino. Cioè, come si fa a affrontare il fallimento? Dai! Dai! Simo, per piacere, ma poi è fastidiosissimo! Fallendo. No, Simo, non ti ha chiesto quello, non ti ha detto... Cioè, ti ha detto come si fa ad accettare il fallimento. Cioè, fallendo. Ma che vuol dire? È un paradosso questa roba qua. No. Si fallisce in continuazione. Fallendo, hai risolto il problema. Non hai più paura di fallire. Sei già nel fallimento. Sei già un fallimento. Okay. Ok, però cosa succede dopo? E il dopo? E dopo che fai? Fai un fallimento migliore, poi un fallimento ancora migliore, fino a che non arrivi a un fallimento che non ti dà più fastidio. Ma il fallimento migliore vuol dire che è un po' meno fallimento o è ancora più grande? Vorrei vivere, anche capaci, capito? Raccontami ecco. Meglio la tua storia. Ecco, facciamo, approfondiamo, dai Ninghezzo, al volo. Fino a qualche anno fa, addirittura io ho preso un indirizzo scientifico non sapendo un cazzo di quello che... Dove sarei finito, vabbè, insomma, adesso mi cago addosso perché non so dove andare, non so che fare, però vorrei intraprendere questo percorso che è difficile da zero e essendo partiti anche un po' tardino. Allora sai dove vuoi andare? Allora, lo sai dove vuoi andare, lo sai qual è il tuo obiettivo, sai che vuoi fare comunque regia, vuoi lavorare nel cinema, no? Da quello che ho capito. Cioè il problema è che non ti sostengono i genitori, non hai soldi per pagarti il DAMS o quel che è, cioè qual è il problema poi di fondo, concreto proprio, andiamo nel concreto, all'osso, no? Al midollo, crot. Il appunto, come hai accennato adesso, il sbagliare percorso e non riuscire a porre rimedio al...
io ti parlo come persona che ha conosciuto tanti altri colleghi che hanno lavorato nel cinema e che hanno fallito miseramente, perché lavorare nel cinema in Italia è veramente un bordello, che tu voglia fare corti, lunghi, è impossibile, è molto difficile. Anche Claudio, per esempio, Claudio Di Biagio ha fallito 700 volte, adesso ha trovato il suo posto nella pubblicità e sta cercando di emergere per fare il suo lungometraggio. Quello che ti posso consigliare è o levarti dalle palle, cioè proprio andare via dall'Italia e tentare qualcosa all'estero se ti senti bravo, oppure sperare nel classico colpo di culo all'italiana. Ma è veramente difficile, perché nel mondo del cinema ci sono figli di raccomandazioni di ogni tipo. Però già che te sei abituato al fallimento e sei pronto ad affrontare il fallimento, top, cioè sei già pronto a prendere porte in faccia, perché nel mondo del cinema ne prenderai tanto, quindi sei già un passo avanti, secondo me. Quanti anni hai? 18. Hai 18 anni? Eh sì, Ma se vai per fare l'astronauta, vabbè, ma guarda qua, cosa? Cos'è che volevo fare a 18 anni? Che volevi fare? Ma chi lo sapeva che volevo fare a 18 anni? Ma chi sa che vuoi fare a 18 anni? Oh! Questo è un problema normalissimo! È un problema che ci hanno tutti quanti! Non so! Grazie smizzato, grazie. Lo so bene, lo so bene. Ci si prova. Sì, ma vai... Questa è una fase della tua vita. Ha di passare, per forza. Non la combatte! Accettala, le insicurezze, non sai cosa vuoi fare, questo fa parte. Non è che dici non voglio non sapere cosa non fare, no, devi voler non sapere cosa non fare, perché fa parte della tua vita. Se non c'hai dubbi, è finito. Sono d'accordo con Simone. Io per esempio, quando sono uscito dalle superiori, mi sono iscritto a lettere e filosofia, e dopo un mese mi ero accorto, dopo aver pagato la retta, aver fatto il libretto, tutto, essermi anche rotto i coglioni a livello burocratico, mi sono accorto che non era la mia strada e l'ho cambiata. E ne cambierai tante. Ho avuto fortuna con la seconda, ma avrei potuto fallire anche con quella, e procede con la terza, quarta, quinta, quindi easy. Easy. Poi volevo fare l'insegnante, sono rifinito a fare YouTube. Poi Twitch. YouTube l'ho fallito. Poi sono passato a Twitch. Chissà dove andrà Twitch. Quindi easy. Io non ho mai saputo che cazzo volevo fare nella mia vita, ma è andata. E ora? Che cazzo ne so? E ora Amadeus! Non sono l'esempio da seguire. Ho iniziato una frase che non voglio concludere. Ho le idee un po' più chiare. Ciao, grazie di aver partecipato. Rivede l'amico. Grazie mille. E diamo il benvenuto direttamente a Manfreo. Ciao Manfreo. Yo, brother. Ciao Cowboys. Cowboys. Cazzato nero poi. Dici Manfreo, perché sei qua? Dai. Oggi volevo parlare un po' dei momenti un pochino più folli che abbiamo vissuto un po' tutti, no? Poi dai, io penso che un po' di cazzate le fatte, no? Sì. Ecco, volevo raccontare un po' le cazzate che si fanno, no? Volevo raccontare un piccolo aneddoto, no? Di come sono entrato in banca alle 3 di notte. No, ma cosa vuol dire? È chiusa la banca alle 3 di notte? No, la parte dove si fa il prelievo, no, è aperta. Ah, il banco, ma ti sei andato proprio nella zona quella lì dove devi passare la carta? C'era a Roma, Col culo. Sì. C'era una signora anziana, stava facendo le sue cose alle 3 di notte. Alle 3? Una signora anziana. Sono entrato per farmi un giro col culo. Di fuori. Cosa vuoi dire col culo di fuori? Ho fatto come i gamberi, tirato giù il culo. No, cioè... vabbè! Ma dimmi di più sulla vecchia. No, la vecchia mi ha visto col culo di fuori, ha fatto finta di non vedermi, il giorno dopo mi è arrivata una denuncia a casa. No, dai. Ma non ti ha denunciato la banca? No, però. Sì, la banca. Non era una denuncia, era tipo un'altra stronzata legale, però mi ha fatto molto ridere. Poi lo stesso giorno a Roma ho deciso sempre di prendere una transenna da 10 kg, portarla su per 4 piani. La transenna di 10 kg dove esiste in natura? Vabbè, ok. Quelle di ferro, scusami. Mm-hmm. Oh, non si può dire nulla, però. Ma dimmi niente. Dimmi, Manfreo. E mi sono scesa tutta quanta facendola da skateboard. No, prendo le distanze. Dai, Simo, una sparata veloce, dai. Va bene, poi cosa hai fatto stata in cena? Ti sei buttato dai. Giù dalla, no, ci ho fatto, non mi fate parlare, ogni due secondi c'è una scorretta in piedi. Ascolta, senti Simone, invece una tua cazzata, Simo, perché lui la vuole sapere, ma una tua cazzata, una tua follia che hai fatto magari di recente, grazie Riccardo 97. No. A posto, Manfreo, purtroppo non te la vorrei raccontare, lì mi hanno raccontate quasi tutte e non ci si può fare niente, Manfreo, è andata così. È finita così. Grazie mille, Manfreo. Grazie a te, Dario, ciao.
È un grande il bro, eh. Ma raccontaci te, come l'hai presa la notizia? Ah, sì, ma porca puttana! Come hai preso la notizia di Sanremo? Dio Cristo! Simpatico. Cosa vuoi dire simpatico? Che è divertente una cosa bella. Hai visto che c'è anche Grimbaud? Cos'è questa roba? Se stai zitto vado giù, guarda. Non è vero. Ah, no. Quando parlo ora vai giù. Vabbè, comunque... Dai, torna. Torna, dai. Via, torna, dai, 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 torna, 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 torna da me, torna da me, torna da me, torna da me. Perfetto. No, quello che ho fatto ridere è che ci hanno fatto un articolo. Chi è il giovane streamer che partecipa a Sanremo Giovani? E basta. Non si sono... Vabbè, grazie a Gianni89. Tu sai, ovviamente noi ti fiamo per te, eh. Ciao, Ivo. Dai, Ivo, piano, piano. Ma poi con la felpa. Ai, mondo, Claudio. Buonasera, buonasera. Come va? Bene, Ivo, perché sei qua? Sono qua perché volevo parlare un po' del futuro. Non c'è bisogno di inglobare il microfono, cioè del futuro. Del futuro perché io purtroppo sto diventando adulto, mi sto per sposare. E quanti anni hai, Ivo, taglia Twitch? 28. Ok, ti stai per sposare. La mia ansia più che altro è il realizzarmi, se riuscirò a realizzare i miei sogni. Economicamente va bene, ecco, economicamente sì, oggi va così. Quindi comprarmi una casa e realizzare il futuro con la mia futura moglie. Quindi sembra un incubo alla Brasil, una roba di Brasil. Ma è inquietante. Poi chissà perché l'ha messo, chissà cosa deve fare. Più che altro vorrei consigli da voi, come avete affrontato, se avete avuto anche voi queste paure, queste ansie di non riuscire a realizzare i vostri obiettivi. Scusa Ivo, ti posso chiedere che lavoro fai? Sono un programmatore. Programmatore, quanto ti danno? Guadagni benino? 1.500, 1.600. Buono. Diciamo che il mio sogno sarebbe una bella villetta, come si deve. Vabbè, aspetta. In collina però. Magari come seconda casa, cioè come, non, magari come seconda proprietà. Parti un pochino piano, magari tenta sì. Poi volete andare a convivere te la tua futura moglie? Sì. Vabbè, ma scusa, ma allora hai già tutto preparato, praticamente un 1.500, lei lavora? No, vabbè, sta cercando lavoro, però... Troverà. Oh, scusa, state per avere più? No. E che sta aspettando? No, vabbè, aspetta. Sì, hanno 2 anni, dai. Ma già tutto programmato così, ma allora scusa, a che dubbi sei hai? Sei a posto, sei una crema! Mi dubbio se riuscirò a realizzare i miei progetti, vorrei aprire una piccola proprietà, vorrei... Come ho detto prima, comprare una casa. Allora, uno, già hai trovato la ragazza con cui vuoi andare a convivere, no? Sì. E questo è lo step più difficile da fare nella vita. E di questo devi andarne fiero. È il lato materiale. Ma il lato materiale? Ma che cazzo te ne frega? Ma chi è che non sogna una bella casa, dai? Immagina chi sogna una bella casa ma non sa con chi andarci a vivere dentro. Tu invece già c'hai... Il passo difficile. Manca la casa. E ok, ma non... Cioè, ma quella arriva! C'è 28 anni! Arriverà, scusa Ivo, Se ma... non... Se una certa non gliela fai, va a fare una rapina. Se te va male, va in carcere. Se te va bene, compri casa. Dai. Vabbè, questi insegnamenti non sono molto saggi. Però quello che ti posso dire, Ivo, è che... Scusa, sei precario? Cioè, sei a contratto... Che contratto c'hai? No, sono indeterminato. Dio santo, Ivo, ma abbi pazienza, fai il programmatore, c'è il contratto determinato, c'è la FIA, ci avrai anche la 13ª. E allora, ma che cazzo vuoi? Parti così, non avere fretta, guarda che non ha senso, Lo sai che in Italia si gioca hard mode, quindi... Dario, Lo so. Mette l'ansia a suo format. Vabbè, ma perché tutti parlano... Cosa stai fumando? Vabbè, comunque... Tabacco. Ah, tabacco, sì, infatti mi sembrava. E perché tutti parlano di futuro e te non vuoi parlare di futuro, ma... Simo, te l'ho detto 1000 volte. Un minimo. Vabbè, non parliamo di questo argomento. Sentivo. Dimmi. Io ho un problema. Ecco, sentiamo. Vai, un po'. Ti aiutiamo, dai. Io riesco a tenermi un soldo in tasca. Già. Se vuoi ti posso dare un consiglio. 20.000 di debiti. Sì. E via. Dai soldi a qualcun altro e non gestirli tu. Perché? Non è brutto come consiglio. Perché ci fa questo? Quei soldi miei. Ma darle una persona fidata, dai. Va bene così. Comunque, Ivo, tu sei un po' spaventato, però a me sembra che va tutto bene.
nel senso, a me la strada sembra, è giusta. Sì, a, me sì. A me sembra che quello di cui che ha bisogno di un sì sia Simone, no Ivo, però questo è il mio pensiero. Hai lavorato tanto, hai ottenuto tanto. E cosa impedisce di lavorare ancora di più e ottenere di più? Nulla. Già l'hai fatto, sì. Risuccederà. Cioè, hai ottenuto un lavoro tempo indeterminato, il lavoro che a te piace, sai raggiungere i tuoi obiettivi, ergo sei bravo, perché non ti dai fiducia? Risolto, il prossimo. Diamo il benvenuto a Riddo Rock. Ciao tutti. Risistemiamo un attimo il set e ripartiamo. Sì, sì. Dai. Dici tutto. Ciao, io allora ciao. Praticamente sono di fronte a una scelta. Io ho 27 anni, lavoro da ormai 5-6 anni in un'azienda di informatica come sviluppatore, poi sto andando avanti. Ho un indeterminato, cioè praticamente la situazione del ragazzo di prima. Il punto è che al contrario suo a me non piace tantissimo. Ecco, immaginavo, cioè lui ha il pensiero della casa, però gli piace effettivamente quello che sta facendo, te invece sei ok, sei a posto e tutto, però ti fa un po' schifo il tuo lavoro, non lo sopporti, vorresti uccidere il tuo capo, sborarli sulla scrivania, cagarti addosso. In realtà no, no, in realtà è un po' più complesso. Cioè, a me piace sviluppare, soltanto che andando avanti sono in una situazione in cui ho sempre più responsabilità e io tendo a soffrire di ansia e vabbè, poi soffro da tanto tempo di depressione e quindi diciamo peggiora lo stato di vita generale, ecco, lavorare, però mi piace sviluppare. D'altra parte ho iniziato in realtà un anno di università prima di andare a lavorare, che ho abbandonato, che di un campo totalmente opposto, cioè psicologia, che è un'altra delle mie grandi passioni. E quindi niente, adesso in realtà vorrei andare, ricominciare a provare a fare psicologia, solo che A, ci sono 5 anni davanti sì. Io ne ho 27. B, io ovviamente abito da solo, è un altro dei motivi per cui sono andato subito a lavorare, perché vabbè, con i miei, diciamo, era un po' conflittuale la situazione, di conseguenza sono voluto andare via di casa prestissimo, già 20 anni, e quindi sono indipendente, abito da solo da 6 anni e dovrei tornare dai miei di fatto se iniziasse a fare l'università, perché sei un po', potrei continuare a lavorare. Sei un po' tra due fuochi, diciamo così. Beh, una bella gatta da pelare. Ora, io conosco una persona, mio caro amico, che era addirittura più grande di te e lui aveva un lavoro sicuro, riforniva i mercati, Leonardo, che è apparso un paio di volte anche qui nelle live, faceva gli ingrossi dei mercati e guadagnava molto bene. È solo che lui aveva un po' come te il desiderio della medicina, solo per quanto riguarda la fisioterapia. Ha mollato tutto, si è fatto 5 anni di fisioterapia e poi è diventato fisioterapista, è entrato in uno studio e adesso è tornato a guadagnare. Ci vogliono le palle, perché comunque hai un lavoro stabile, sei a tempo indeterminato, sei a vivere da solo, ti sei levato dal cazzo i genitori rompicoglioni e adesso vuoi ritornare un passo indietro, però seguendo quello che ami di più. Esatto, però devo aggiungere che a essere onesti, cioè andare via di casa ha servito tanto, perché io con i miei genitori adesso invece ho un rapporto molto molto più disteso e anzi molto, cioè ci siamo completamente riconciliati e loro stessi mi hanno detto, io ho delle sorelle che entrambe hanno fatto un ciclo di università completo e hanno detto, cioè praticamente tu sei in credito di 5 anni di mantenimento rispetto alle tue sorelle perché sei andato via, perciò se vuoi farlo noi ti sosteniamo di fatto. Che cioè, bello, cazzo, è stata, però esatto, questa è stata diciamo la spinta che mi ha fatto anche solo prendere in considerazione una cosa, perché sennò non avrei neanche preso in considerazione. Soltanto che comunque la paura è tanta, cioè dovrei cambiare completamente il mio stile di vita, non avrei più uno stipendio mensile, perciò tutte le mie passioni, tutte le mie spese mensili dovrei completamente cambiarle. Però il tuo cuore cosa ti dice? Vorrei fare psicologia, però il pensiero mi fa andare fuori di testa, ho sempre paura, visto che è successo già in passato. Io tendo a iniziare le cose e poi abbandonarle, non posso permettermelo, ecco, perché sarebbe proprio la goccia. Allora devi rimanere sulla stabilità, ahimè, o se no cerchi di risolvere il tuo problema con l'instabilità. Non so se frequenti uno psicologo o meno per affrontare sì, ormai da immagino, anni. Sì.
se ti hanno diagnosticato la depressione, mi sa che ci stai andando ancora. Lui cosa ti dice, per esempio? Diciamo che io, lavorando e abitando da solo, mi sono un po' isolato socialmente, quasi del tutto. E lui mi dice che allora essere qua non è così facile, penso, per te. Cioè, no, infatti qua... sto per avere un attacco di panico. No, se devi avere un attacco di panico, esplodendo. Vai, No, per dire. Cioè, diciamo che in realtà è una situazione complessa. L'università mi aiuterebbe perché avrei a che fare con le persone e, diciamo, mi aiuterebbe ad entrare nella società un pochino. Certo. E perciò è proprio una situazione complessissima, io non so cosa fare proprio. Ma allora, innanzitutto, continuando dallo psicologo, male non fa, lui ti deve suggerire un pochino qual è il tuo percorso, però dato che ora stai vivendo questa situazione di ansia, questa ansia sociale incredibile, eccetera, secondo me il lavoro e la sicurezza economica, insomma, la stabilità da quel punto di vista aiuta uno come te in questo momento. Quindi ti direi per ora di non farti prendere da qualche colpo di testa, ma di rimanere sulla stabilità, cercando di trovare stabilità anche nella sfera emotiva, privata, insomma, così da poi prendere una scelta in maniera più coscienziosa, più fredda, no? Perché adesso sei un po' mosso dal cuore, dalle paranoie, dall'ansia. Questo è quello che ti consiglierei io da amico, però non ti conosco bene, non conosco tutta la situazione, quindi... Simone... Raindork, però vedo che comunque tu sei abituato ad affrontare certi problemi, no? Sì, diciamo che in parte sì, però la verità è che quando si affrontano da tanto tempo, per quanto uno è abituato, ogni volta è un po' più difficile di quella precedente in realtà. Diciamo che io sarei anche pronto a investire in questo, solo che ho paura che fallire voglia dire andare a peggio di quanto sto adesso, ecco. Però di fatto è la base dell'investimento, cioè dell'investimento quello, avere un rischio per sperare in qualcosa di più. Comunque ci hai avuto le palle di venire qua, nel senso, tu sei una persona che affronta le proprie ansie e le cerca di risolvere. Se adesso sei venuto qua a chiacchierarci di sta roba, nonostante l'ansia che ti può scaturire una live del genere, immagino che tu sia già improntato sul aiutarti in primis. Ergo, secondo me ce la fai. Se vuoi affrontare un problema, non averne paura, affrontalo. Sembra una persona stracoraggiosa, affrontalo. Se senti, ovviamente io non so minimamente se qualcosa è giusto per te, tu sai cosa è giusto per te. Se ti senti che è giusto fare una determinata scelta, falla. Non aver paura di avere un problema in più. Scusa, ascolta, senti, Dario, non rompere, fammi finire. Che cos'è questo? Ok, dico dopo semmai. In ogni caso, la vita è un gioco d'azzardo. Questo probabilmente metterà... Senti, parlare di queste cose mi mette ansia anche a me, non rompetemi il cazzo. La vita è un gioco d'azzardo, se tu vuoi ottenere qualcosa sappi che c'è il rischio di non ottenerla. Chiaro. Però se non ci provi, bro, hai il 100% possibilità di non ottenerla. Vero, anche questo. Quindi meglio avere il 50%. Dark Matt dice una cosa secondo me intelligente in chat. Poi... Aspetta, le tue skill da programmatore varranno sempre, potrai sempre ripartire e c'è sempre richiesta. Coltiva la psicologia con la passione e passatempo, oppure buttatici e cerca di star bene. Questo è un po'... Poi è giusto anche trovare un compromesso, nel senso, rinunciare a uno per andare all'altro, questo è un bel cazzo, ma Dario gli saprà dire di meglio, perché io non sono la persona più adatta a parlare di queste cose. No, io ho già detto la mia, aggiungo solo, per quello ho fatto prima con Simone, perché secondo me è giusto affrontare le cose di petto, cercare di avere coraggio e tutto, ma la frase aggiungere un problema in più nella tua vita non succede nulla, perché poi ci possiamo occupare delle conseguenze. Non sono una persona adatta per parlare di queste cose più. L'avevi detto, sì, effettivamente, però è una gran cazzata, secondo me, perché è meglio evitare i problemi quando siamo sicuri che abbracciare una determinata situazione creerebbe dei problemi. Comunque, Riddork, spero che questa chiamata, così, insomma, questa cazzata... Sì, no, diciamo che è stato un bel bacco di prova, perciò sono fiero, almeno una vittoria. Io ti posso consigliare, se ti va, di venire su Discord dopo le live o nel pomeriggio, trovi sempre... Ma in realtà io ci sto spessissimo. Non ci veni perché scureggiano tutto, ne urlano, non è divertente. No, ma io ci so, sono lì spesso, solo che sono sempre mutato perché non mi viene da parlare, mi prendo male. Va bene, se un giorno ti viene voglia di attivare il microfono, noi siamo lì, tranquillo, ok? Va bene, dai, grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti e due. Ciao Riddo, ciao. Allora, vedo già un altro ospite. Che caro ragazzo. È un grande. Vedo già un'altra persona, Riccando, in background. Raccomando gli altri di girare
la telecamera, non state in verticale perché sennò io divento pazzo. Grazie Matteo. Manda prossimo. Riccando, ciao. Ciao Rick. Buonasera. Shooter Ezio, chi sei te? Vabbè. Vabbè, no. Pulp Fiction e Scarface nell'angolo. Grazie, grazie. Io sono venuto qui per smorzare un po' il livello alto di conversazione, vabbè, parlare un po' di figa, insomma, se si eccoci può. Qua. Vai. Ti chiami Riccardo, no? Sì, 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 sì. Allora, l'ho visto dal coso della Nutella dietro. Vabbè, e da grazie. Riccando. Poi, grazie, grazie. E niente, io volevo volevo raccontare un piccolo aneddoto e sapere una vostra opinione se ho fatto una cosa schillata o una stronzata. Un po' di tempo fa, 2-3 anni fa, stavo in discoteca con la mia ex migliore amica e... Aia! Ex migliore amica. E in questa serata io ero fidanzato all'epoca e questa ragazza era anche la migliore amica della mia ex. No, dai, dai, però Ricca... No, non è andata come puoi pensare, cioè, forse peggio. E praticamente a questa serata viene anche, cioè all'ultimo, la cugina della mia migliore amica. Sì. Stavamo al tavolo tutti in maniera molto allegra e quant'altro, insomma, arrivano le bottiglie, amici, saluti qua di là, su e giù. A un certo punto, in maniera totalmente inaspettata, mossi dall'alcol a fiumi, parte un piccolo limone fra me e questa cugina. Bellissimo. Aspetta, tra te e la cugina della migliore amica dell'ex tua? Sì, esatto. Stupendo. E tu stupendo. Era già tua ex là, quindi? No, era la mia ragazza all'epoca. Aspetta. Ma era lì presente anche a te? No, non c'era la mia ex in quel momento. Però c'era la migliore amica sua e la cugina della migliore amica sua? Sì, esatto. Perché gli ha dato un limone? Perché cazzo gli ha dato un limone? Ero ubriaco, mi perdoni, signore. È come andare a casa dei genitori della ragazza tua e gli dai il limone alla madre. Ma che lo sai tutto che poi alla fine viene a scoprire, no? Tutto perfetto, dai. No, in realtà, cioè... La cosa peggiore ancora deve arrivare. Aspetta, ma come t'ha dato lei o gli hai dato te? O voi siete dati? C'era un ballo, un ballo così. Ci siamo avvicinati. È stato reciproco perché comunque c'era davanti a tutti. Sì, c'ero totalmente ubriaco. Non... Però mio padre. Ma che Dario, ma che cazzo dici? Ovviamente la ragazza tua, la tua ex, ma ragazza all'epoca, tu sapevi chi avrebbe dato fastidio. Assolutamente sì. È per questo che poi viene l'atto dopo. La mia ex migliore amica mi vede mentre limono la cugina. Io vado lì e faccio... No, sei ingelosita. Si è arrabbiata, dice che cazzo fai? Cioè, nel senso, oddio. Genialata del momento. La prendo, l'avvicino e limono anche lei, in modo tale che la comprometto e non poteva di niente alla mia ex. Bello! Arachi! È perfetto! Ma che cazzo è di bello? Sì, ha vinto! Praticamente ho limonato sia la cugina che lei, anche se lei dopo si è tolta subito. Si è tolta. Cioè, ma scansato, sì, in modo tale che... Geniale, lei... no? Sì! Così almeno c'hai l'ex tua che te lascia e una che ti denuncia per molestie. È vero. No, non mi ha lasciato per ma te puoi scopare la cugina da amica. È vero. Tua. In tutto questo grande albero genealogico c'è questa logica, sì. Sì, esatto. E com'è andata alla fine? Cioè, i rapporti come non si è sono? Mai, non è mai uscito niente, è rimasto tutto lì. Sì, ma come lo stai dicendo pubblicamente adesso davanti è a ex, è ormai ex. Ci siamo lasciati per altri motivi dopo 2 anni, quindi... E cosa sei venuto a... dirci? No, volevo sapere cosa ne pensavate voi. Sei un coglione! Però mio padre. Piccolo easter egg. Vai, racconta. Piccolo easter egg. Sono compaesano del coinquilino del signor Panetti. Questi cazzi. Allora, io chiedo... Di chi? Ragazzi, abbiamo un referto, attenzione, direttamente dall'ultimo mio viaggio in Giappone. Ecco il refertone. Ciao referto, eccolo lì, guarda com'è contento. Si vede bene? Sì, si vede e si sente bene. Che bel salone, bel orologio. È napoletano, per quello sì. Sei napoletano? Che cazzo significa? Sei napoletano, sì o no? Non è vero, sono di Bergamo e sono cresciuto Padova. La stessa cosa, Bergamo, Veneto e Napoli praticamente. Dai, su. Sono cresciuto a Padova e... Eccoci infatti, Veneto, Bergamo. Subito, Cosa volevi parlare? Grazie a Paolo. Ma guarda, volevo mezzo parlare di una cosa seria. Beh, fai vedere il tatuaggio. Non ti faccio vedere, frate. Che c'hai là in petto? No, cazzo. Non ti rifaccio vedere, si sbottona la camicia. No. Non li ho visti, io ci ho fatto il bagno con referto, io ho visto tutto, c'era anche uno gigantesco sulla schiena. È sul culo. Ah, sei stato un ciappone? Sì, con me nell'ultimo tour. Sì. Quello che ti ha fatto i capelli. Fatto le seghe? Sì, io ho tagliato i capelli io. Fatto le seghe? Visto il pisello? Ti vedo...
Visto il pisello di bel Dario? Pisello, sì, sì, bel pisello, sì, vabbè, diciamo scuro, che... Scuro, è scuro. È molto, sì, è vero, poi ci ho dormito insieme, quindi... Non ho fatto niente, non ho fatto niente, butto vai, vai. No, dobbiamo parlare, butto allora, io volevo... No, io ho una lista, a parte vorrei iniziare con dire una cosa ai ragazzi della chat, che c'è un nuovo film che è appena uscito nelle sale, che fa cagare di non andare a vederlo, è Dampir, è proprio di... No, hai rispetto per lo sponsor, eh! Rispetto... No, okay. Vabbè, 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 ho una lista di cose che io sopravvaluto e volevo creare un po' di bordello in chat. Sopravvaluti? Io sopravvaluto i manga. Che vuol dire? Soprattutto chi legge i manga degli anime che hanno visto. La vedo una perdita di tempo assurda. E... Io odio chi legge. In no, generale, no, anche i no, cartelli invece stradali. No, invece no, leggere è strainteressante, ma secondo me utilizzare il tempo dedicato alla lettura per leggere ciò che si è visto è una grande stronzata. Alla faccia tua, alla faccia tua, te lo sbatto in bocca questo. Ti caccio il cazzo. No, 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 ho cacciato lui. Tra l'altro ho buttato fuori lui, ci ho sbagliato pure. Oddio, i miei padri, i miei maestri. Vabbè, comunque dicevi. Qualcuno mi darà ragione prima o poi. Io Timo. Un'altra cosa. Vai! Vabbè, era questo. Un'altra cosa che sopravvaluto è l'Aperol Spritz. Ma che cazzo vuol dire? Sì, io mi sono rotto il cazzo di vedere, soprattutto a Milano, tutti sti rincoglioniti con lo stesso drink in mano. Basta che Milano è sopravvalutatissima, è la città più sopravvalutata. Ma scusa, l'Aperol Spritz, ma sei veneto? Figa, c'hai ragione, ma... C'hai ragione, non parlano così i veneti, eh? Figa, c'hai ragione. No, no, è, non lo so, è un drink di merda. Vabbè. Ubriacarsi è sopravvalutato. Io reputo mille volte meglio una serata come si deve, con amici, magari brilli, ma l'ubriacarsi... La reputo una cosa idiota. Su questo Panetti non mi dà, forse mi darà torto, ma io Esci. Credo che i piedi... cazzo, no, Marchio, eri simpatico. No, aspetta, ti spiego il perché. Ci sta sessualizzare il piede, ma il giorno in cui ti faranno il seghino con i piedi, la magia svanisce. Ma allora, guarda, bro, allora a te non è che non piacciono i piedi, a te ti piacciono i seghi e i piedi, che è diverso. Allora parla bene quando parli di piedi. Aspetta, parla bene, sciacqua della bocca quando parli dei piedi. Allora di che non ti piacciono le seghe con i piedi. Non vieni qua che ti dillo di anche perciò. Non dare un no! For fuck's sake, brother. Fermi un attimo. No, non è che... Why non you think, mate? Why you think, mate? Poi comunque non sono d'accordo lo stesso, riferto. Cioè, a parte che è bello no. Il piede in generale, ma poi sono proprio sì, belle le seghe con i piedi. Soprattutto a pancia in giù, dove vedi il culo bello, che cazzo che trema, che si apre e si chiude come una mangrovia. Ma il sopravvalutato non significa che sia brutto. Secondo me hai avuto una brutta sega col piede e quindi sei rimasto scioccato, ma non funziona. Bro, perché il fetish non c'hai mai avuto? È questa la verità. Forse anche quello, sì. Anche perché voglio dire una roba: hanno rotto il cazzo i poser dei piedi, cioè quelli che devono dire per fare l'alternativi che ni garba il piede quando gliene frega un cazzo. Quello mi sta veramente sui coglioni. Ah, forse ero uno di quelli. Però oggi mi è arrivata una notizia devastante, tra l'altro. Sì, vabbè, la so voi. Già, sta cazzata. Vai, sì, sì. Che è morto. No, vabbè. È morto Maradona. Si sa che è morto Maradona. Vabbè, buonanotte. Allora, Tommo Vevo, quello col manga. Oh, eccoci qua, eccoci qua. Volevo un po' smorzare con la gioia di prima, chiedendovi un po' di consigli sul fatto di socializzare nei campi di università, perché diciamo che trovo molto difficile in questo periodo socializzare, entrare nei gruppi, varie cose simili. Nell'università proprio in specifico è molto più facile che socializzare per strada, già se l'argomento è da tirare fuori, cioè sai già come approcciare. Sei in una invece, comunità che è lì per studiare. Invece sembra strano, ma no. Ma voi tu approcciare amici o amiche? Amiche. O amiche. Diciamo che non riesco proprio in generale a inserirmi in un discorso nemmeno tanto generico. Ma non te va, oppure non c'hai paura di farlo? Cioè, nel senso, tu vai là e non trovi roba interessante, o non hai paura di... Cioè, lo fai perché no, non te va o perché c'è paura? No, no, lo faccio perché ho paura di essere considerato strano. No, era... Però te andrei... Cioè, nel senso, trovi interessante le persone che c'è intorno nell'università, no? Ricordi qualche pensiero che hai fatto nel momento in cui, tipo, oh, mo vado là e chiacchiero con sta gente, oppure, tipo, sto in sto gruppo, mo dico la mia, però non lo faccio, e perché non l'hai fatto? Qual è il pensiero che ti è venuto in mente? Magari sbaglio, magari mi considerano strano, mi vedono in un modo diverso.
adesso non lo so. Magari il fatto che loro notavo che erano già gruppi uniti, quindi... Una domanda, te fai biologia, hai detto? No, ma non scienze motorie sportive. Ma va bene. Scienze motorie e sportive. Oh, quindi... Vuoi scopà? No, non l'ho mai detto questo. Sono già tra altri pensieri, quindi non è quello il mio obiettivo. Ah, allora, facciamo un passo indietro. Te vuoi fare amicizia. Ecco, ecco poi prima facciamo... No, aspetta. Amicizia. Per scopà, Dario. Sempre. No. Vabbè. Ma di dove sei, Tommo? Della Calabria. Ah, vabbè. Ora vedi, la parola chiave è Calabria, si capisce tutto appena dico questa cosa. Da fuoco costuma. Comunque No, è che la Calabria è però un mondo a parte, come Tokyo, no? Allora, l'università calabrese io l'ho frequentata per un paio di mesi e è vero, è un po' più chiusa, perché chi ha le sue diciamo community, i suoi gruppi, difficilmente fa entrare delle persone nuove. Quello che ti consiglio io per entrare nel mood è portare un fucile e sparare due corpi in cielo per far capire chi sei. Chi comanda. Okay. Diventare l'alfa dell'università. Insomma, ma sai che ci avevo pensato un po'. Io c'ho un altro consiglio. Vai. Dimmi tutto. Non culo a nessuno. Ah, ma... nessuno. Fare quello misterioso, quello scelato. Ma che te frega? Sei in università. Ma in realtà... studià. Oh, devi studiare. Bella, su studi, te ne vai. Poi al bar e parli con la gente al bar. Vabbè, tutta la ragione del mondo, vecchio, però al bar no, al bar non ci sta nessuno, ti pare? È facile, sono solo vecchi, ormai ordinano tutti su Hello Fresh. Va no, bene, comunque, Tom. Vabbè. Ciao Tommo, fai a modo, dai. Allora, vedo Pex qua adesso, vai. Ciao Pex. Zano. Ciao. Scusate. Dio santo. Che allora fai? Aspetta un attimo. Non mi funziona lo svapino, vabbè. Ciao Dario. Ciao. Allora, io non so esattamente di che cosa parlare, perché io ho capito un'altra cosa per quanto funzionasse. Cioè? Allora, vi chiedo questa domanda un po', diciamo, in generale, perché io studio al conservatorio per diventare un fallito. Raga, quindi... però cioè, ci avete un'autostima tra tutti per ora, quelli che abbiamo sentito, senza senso. Cioè, veramente... No. Cosa studi? Il conservatorio studi? Cosa vuoi fare? La batteria. Ma in realtà sto un po'... provando un po' di tutto, perché mi sto anche approcciando un pochino alla musica elettronica, suono la chitarra elettrica, così. Quindi e ti disgusta? Mi piace tantissimo la musica, però allora, cioè, cazzo... secondo me sta un po' morendo come ambiente. Ma non è vero. Cioè, non so dove mai... potrei andare a finire come non ma non è vero, è un mercato straforte. Non... Ma per quanto riguarda anche proprio in generale tipo la produzione, no? Cioè, secondo me mi dà l'idea di essere qualcosa di difficile in cui potersi inserire. Qual è il tuo obiettivo principale? Studiare la musica per fare musica o per suonare musica? La produzione, proprio creazione della musica. Mi piacerebbe sia suonare che produrre, no, eccetera. Questo è un obiettivo strafigo. Uno strafigo è che se riesci nel tuo e se credi in te stesso, ti porta anche ad avere un mestiere ben pagato, o meglio, che sostenga quella che è una passione, quindi figo, cioè stai a fare una bella cosa. Non stai a fare il conservatorio perché t'ha obbligato tuo padre e invece devo lì far muratore, capito? Cioè stai a fare una cosa che ti va di fare. Sì, no, quello sì, però sai, cioè tipo adesso sarei al secondo anno, no? E sto cominciando il secondo anno e comincio ad avere, vabbè che ho avuto un botto di problemi quest'anno d'ansia eccetera, però per quanto riguarda lo studio, tipo ogni tot tempo io mi accorgo e dico cazzo, però questo non è specificamente il mio indirizzo, forse dovrei fare quest'altra cosa, non lo so. Quindi mi trovo sempre disperso. Ma per quello che vuoi fare tu, produrre, banalmente, tu stai al conservatorio per capire la musica, e per quello soltanto. E penso che qualsiasi ramo del conservatorio ti aiuta a capire la musica. Poi in realtà quello che vuoi far tu è facilmente apprendibile anche da autodidatta. Io conosco molti creativi che si sono fatti da soli. Tu invece hai la possibilità di studiarla, di fartela insegnare come arte, come tecnica. Quindi non ti dare le bottigliate in testa, così. Cosa non ti soddisfa di quello che fai? Più che altro la cosa che mi convince di meno è il fatto che ho cominciato a studiare, no, la batteria, tutte materie prettamente all'interno della musica non elettronica, quindi più acustica, più strumentale. Invece
cioè io mi sto anche orientando verso la produzione elettronica della musica, dato che comunque è la via, diciamo, del futuro, tra virgolette, per quanto riguarda almeno la produzione musicale, anzi, cioè anche attuale. Cioè, dire anche che tantissimi beatmaker, guarda per esempio Sick Luke, ha fatto tutto da autodidatta, quindi, cioè, nel senso, mentre vai avanti col conservatorio, niente ti viene. Sì, poi intraprende, cioè, nel senso, il conservatorio ti dà la batteria, ti dà lo strumento, ti dà il concetto di musica, tutto quello che comprende il tecnico della musica, che ti aiuta alla seconda via che puoi prendere tranquillamente da solo. Meglio che niente ti vieta di aprire un cazzo di programma, qual è Logic o qualsiasi programma di produzione, e mettere a fare musica elettronica. Ma comunque questa... grazie, insomma, molto è stato incredibile, perché per tutto il tempo fino ad adesso io non ho visto Simone un secondo che non stesse tipo facendo delle cose a cazzo. Io arrivo e parla seriamente. No, dai, da un po' si è calmato. Ho parlato seriamente dall'inizio della live, vero, ho dato solo consigli veri e buoni. Poi cos'è? Si giudica una persona dalla copertina, it's me ne va. It's real. Vabbè, comunque, insomma, grazie dei consigli. Stavo pensando, però, Pets, scusa, se invece mi faccio pushare come Nanni e divento famoso come streamer, così... Ciao, Pex. Allora, diamo il benvenuto a Luigi Bros. Ciao! Salve chat. Ciao, ragazzi. Ciao, innanzitutto capisco perché ti chiami così, insomma, qual è, perché il tuo nick è Luigi Bros. Però, insomma, andiamo avanti. No, bellino! Il tema di cui volevo parlare era un po' il rapporto tra mondo universitario e vita sociale. Borda! Cioè, proprio a quanto pare una roba insormontabile, cioè, veramente. Basandosi un po' sulla mia esperienza, che ho iniziato l'università nel 2020, con la pandemia, vita sociale, ovviamente, zero. Conoscere nuove persone, non c'era modo, non c'era possibilità. Con l'università, ovviamente, ho dovuto continuare gli studi e così via. Ed è stato, tra virgolette, anche un po' pesante. Cioè, da sopportare questo peso. Allora, secondo me Luigi Bros non è un problema dell'università, secondo me è un ritornare a chiacchierare con la gente. Però proprio in quest'ultimo periodo mi sono ripreso da questo punto di vista, okay, riprendendo vecchie amicizie e trovando anche nuovi spiragli con ragazzi di università. Però ecco, se mi concentrassi troppo su uno di questi due aspetti, che comunque sono molto lontani, ho paura di perderne uno. Perché? Comunque una vita sociale molto più intensa potrebbe screditare da un punto di vista l'attività universitaria per progressi e così via. Ma no, dici di no? Secondo me è il contrario, cioè secondo me c'è anche più condivisione, passaggio d'appunti, si studia insieme, si affronta insieme una roba, anzi si fa proprio comunella, si fa muro contro il problema. Questo... Va bene, Luigi. Voglio solo ricordare delle fotografie di questo comico. Noi, Companetti. Epico. Dario. E questo è Volpescu che si cercava di nascondere tra la bello, bolla. Bello, e sti cazzo. Grazie, Luigi. Ti abbraccio. Grazie a voi, ciao. Butta dentro. Sì, devo andare a prendere un po' d'acqua. Stefanx, ciao. In cucina con scusate, stavo un attimo leggendo un buon libro per ingannare l'attesa. Allora, è da tre ore che lui ha quel libro in mano per fare questa gag. Comunque vado a prendere l'acqua. Lo sto leggendo, arrivato veramente al panino di Fortnite. Ascolta, Stefan, da dove vieni? Vengo dalla Sardegna. Ah, che bella la Sardegna. Yes. Avete internet là, quindi? Di cosa vuoi parlarci? Ragazzuoli, io più che parlarvi di qualcosa, avevo una proposta un pochino diversa per spezzare un po'. Lettura delle carte. Allora, aspettate perché io leggo una cosa. Questo è in tutte le live, pure da Hank due volte, poi l'ho visto da Michelle Magnac al Cerbero. Boia. Allora, nell'arco di, se no, 3-4 anni sta cosa, quindi questo guarda tutte le live esistenti possibili, immaginabili. Che se lo si vede è un utente attivo di Twitch. Seguo tanta gente e soprattutto pago tutti. Va rispettato. Va bene, è un investimento. Lettura delle carte, i trocchi. Scusate, sono... Grazie Gianluca, grazie Alex, Parfumo e Chiara Dippi. Vai. Puoi leggermi i trocchi a me. Wait. Compriamo la scrivania. Let's go. Ragazzuoli. Dario, ti vedo un po' scettico. No, stavo pensando un po' stranito. Stavo pensando a cosa mia. Vai, sì, vai, è una vai. Cosa tua, certo. Le carte di tarocchi si mischiano in entrambi i sensi, perché se la carta è dritta, come senso. In questo caso ha un significato, se girata al senso opposto della carta in questione. Mm-hmm, va benissimo. Allora, andiamo a distribuire 5 carte, fra cui una carta centrale, che sarà la carta attorno a cui girerà tutta la nostra lettura. È la prima che scopri? È la prima che scopro. Ok, abbiamo una carta interessante per te. E gira. Abbiamo la temperanza al contrario. Può sembrare una cosa negativa, ma secondo me è una cosa buona. Che abbiamo quest'angelo con una brocca.
che versa il gin lemon. La temperanza è la carta che va a rappresentare chi dimostra i propri valori nell'alcolismo, e il fatto che questa carta sia al contrario ci va a indicare appunto come la persona in questione si stia appunto distaccando dall'alcol. Quindi magari tu stai cercando di bere meno ultimamente nella tua vita, non sì. so, dimmi tu, sì, è sì. vero? Sì. Cioè non basta guardare una storia di Panetti per rendersi conto di questa cosa qui, bisognava vedere le carte, va bene, leggere le carte. Fallo fare, mi sta... Allora Dario, io sono nato con un dono, la prossima carta, che casualmente è il matto. Il matto rappresenta una sorta di giullare, una persona appunto che si trova al tuo fianco, qualcuno che si trovi a fianco a te, qualcuno che... C'è una figura di questo tipo nella tua vita? No, no. Sì. Sì. È commossa addirittura questa cosa. Vai, scopriamo la prossima carta. No! La morte. No! La morte sul triciclo. Vai, vediamo le altre. Il cavaliere al contrario. Oh, vai con la prossima. Allora, la prossima carta è il diavolo. D'addio. Va bene, grazie Stefanx. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Buona fortuna. Abbiamo Carbo. Ciao Carbo. Bella questa inquadratura. Ah, eccolo. Come stai, Giovanni? Mio amico, amicone Simone. Qua, più forte, Giovanni. Ma sei chi è lui? Perché lo conosci? Giovanni. Allora, io sono un artista emergente, non so come definirmi in realtà. Io faccio il 3D artist sostanzialmente, no? Per molti ragazzi che escono dalla scuola, dall'università. Che cazzo deve fare un cristiano per iniziare un lavoro simile a questi lavori... Blue Flag. O il mio, io... il vostro, allora, no? Io ti consiglio di andare in Francia o in America. Non è stupido quello che dice Dario. Io ho una mia amica che si sta trasferendo Tokyo. Certo. Si sta trasferendo a Tokyo per fare la character designer. Luisona, ciao Luisa. No, no, si chiama Alessandra. Ale, grande. Lei scolpisce, appunto. Ale! Si chiama Alessandra e non la conosci, quindi smette di chiamarla. E fa appunto personaggi, specializzata nel fare personaggi. Se no, ho il cazzo di stare qua. Che devo fare? Che devo fare? Devo tenere un minuto dentro? Sono qua per dirti qualcosa? A posto, ecco, me ne vado. Mi sono rotto il cazzo. So qua per prendere per il culo, porca madre. Arrivo e Dario mi prende per il culo. E cerco di dire qualcosa e Dario mi prende per il culo. E se non mi prende per il culo, Dario mi prende per il culo la chat. E che devo fare? Mi ammazzo, mi metto di là, in salone. Non lo dico a nessuno. Dopo una settimana, chi mi viene a trovare? Nessuno, perché ormai sono diventato solo. Sono solo e rimango solo. Anche da morto. Allora basta. Comunque sì. Comunque la chat non lo sta prendendo per il culo. Ma eh? Non credo proprio, Simone, la persona più amata dell'universo. Ha un po' overreactato, eh. Vabbè, comunque Carbo, c'era no, poi niente. Perché Simone sta raccontando una cosa interessante sulla sua amica Alessandra. Sì, però che salutiamola. Saluto. Vabbè, dai, scusa. Comunque, ciao Ale, poi ci si becca, dai. Carbo, te vuoi lavorare proprio in Italia? Perché cosa c'hai, Carbo? Allora, no, guarda, io in realtà già lavoro più o meno, faccio il freelance, solo che è una vita un po' del cazzo. Per iniziare è sicuramente faticoso, perché non hai un income fisso, non sai, non ti danno i finanziamenti, perché guadagni poco, tutti i vari cazzi, no? Ciao Simo, tutto ok? Simo, dicevi di Alessandrona? Dai, a parte gli scherzi, dimmi un po'. Che devo dire? Alessandrona, come ha fatto? Niente, si sta... Che ho parlato? Non me lo prende il cazzo! Senti, no. Dario! Porca puttana! Stai qua, vuoi fare qualcosa di buono? Fai qualcosa di buono! Dai un consiglio a Giovanni, tu che sei uno là, l'animazione! Giovanni vuole fare un lavoro creativo? E dia che cazzo deve fare, no? No, ho capito. Sei sempre là pronto a dare consigli a tutti, no? A tutti dai consigli, no? A tutti! Sì. A tutti! Simo, ma non ti sembra che stai a fare delle cazzate quando fai certe cose? Certo, lo so, Dario, grazie! Allora dillo anche a Giovanni, digli! Ma allora se fa sta cosa, ma non ti sembra che stai a fare una cazzata? E poi succede questo, Ma mi sento di mezzo, eh? Se volete vado via un attimo. Zitto, muto. Allora, il discorso Simone è che non ha ancora detto nulla lui, capito? Non ha detto tante cose. Lei lavora nella moda attualmente, scolpisce in 3D per brand, per campagne, ha fatto un character in 3D per una campagna del vestito. Se ho tanti poi non ce la faccio più. Eccoci. Vabbè. O te ne vai all'estero, però se non hai disponibilità e quindi esatto. Devi rimanere in Italia, l'unica cosa è rimanere part-time a vita e soprattutto lavorare
molto spesso per la gloria. E purtroppo è così. Se vuoi lavorare in animazione 3D anche in Italia, questa è la prassi. Lavorare per pochi spiccioli, lavorare a gratis, lavorare chiamato per 3 mesi e poi ciao. Oppure puoi fare così. C'è la strada dell'autoproduzione, dei concorsi. Cioè fai il lavoro normale, ti metti a parte soldi e con quei soldi ti autoproduci. Esatto. Un corto, magari assumendo qualcuno che ti dà una mano, eccetera. E poi giri i festival nella speranza che ti notino e ti possano produrre qualcosa di più grosso. Quindi niente, così. Carbo, io ti ringrazio e ti abbraccio. Arrivederci. Arrivederci, per qualsiasi cosa noi ci siamo. Simo, ritorna un attimo, dai, per poter salutare tutti. Sono divertente. Molto divertente. È molto rischioso. E utile. Utile, è stato molto rischioso, però è molto figo. Sì, sì, sì. Per me può sostituire il pub questo format a mani basse. Luke Dex, sì. Sappi che Radio Tomodachi sarà questa roba 20 volte tanto, perché ci saranno i punti macchina, gli ospiti saranno in presenza, ci saranno più ospiti, 2 o 3. L'intervento del pubblico parte dopo un'ora, quindi abbiamo, poi ci sarà una selezione più accurata, un tema, quindi non vi preoccupate. E le aziende che si occupano di 3D ci sono in Italia, non è detto che lavorino poco. Lo so MZ, ma va bene. Il ragazzo comunque ti ha ascoltato sicuramente. Grazie a Mako Blaster per l'abbonamento. No, era qua fino a poco tempo. Perché ridi? Perché ridi? Mario, porco giuro.